una sentenza ingiusta, un errore giudiziario. Così ha commentato la sentenza di condanna a 3 anni di carcere Amanda Knox, cittadina americana, pronunciata dai giudici della Corte d'Appello di Firenze il 5 giugno scorso. Amanda è stata riconosciuta colpevole di calunnia nei confronti di Patrick Lumumba, cittadino congolese che inizialmente aveva accusato dell'omicidio di Meredith Kercher, la studentessa inglese uccisa a Perugia la sera del 1 novembre 2007. Lumumba, all'epoca proprietario di un pub e datore di lavoro di Amanda, trascorse 14 giorni in carcere, innocente. Successivamente l'inchiesta non solo escluse Lumumba dalle accuse, ma stabilì che Amanda Knox e Raffaele Sollecito, insieme a Rudy Gede, erano i responsabili dell'omicidio della studentessa inglese. Rudy Gede scelse un procedimento abbreviato ed è stato condannato definitivamente a 16 anni di carcere. Dopo aver scontato 13 anni, grazie alla buona condotta, ha ricevuto una riduzione di pena e lo scorso giugno è stato rilasciato, divenendo un uomo libero. Nel frattempo, Amanda e Raffaele, all'epoca fidanzati, hanno affrontato vari processi con alternanze di condanne e assoluzioni, fino a essere infine assolti definitivamente. Raffaele ha conseguito la laurea in ingegneria. Amanda è tornata negli Stati Uniti, si è sposata ed è diventata madre di 2 bambini. Nelle scorse settimane, Amanda è ritornata in Italia per assistere alla sentenza nel processo per calunnia. Poco prima, su Instagram, ha condiviso con i suoi 117.000 follower: «Il 5 giugno entrerò nella stessa aula di tribunale in cui sono stata riconvocata per un crimine che non ho commesso. Questa volta per difendermi di nuovo. Spero di cancellare una volta per tutte le false accuse contro di me. Auguratemi buona fortuna. Crepi il lupo». Ad accompagnare Amanda c'era il marito Chris Robinson, poeta con cui si è ufficialmente fidanzata nel 2018 e successivamente sposata. La coppia ha 2 figli, Eureka, nata nel 2021, ed Echo, venuto alla luce lo scorso 23 settembre. Amanda è entrata nel palazzo di giustizia senza rispondere alle domande dei giornalisti ed è uscita dal retro dopo la condanna. Durante l'udienza ha rilasciato delle dichiarazioni spontanee, con l'obiettivo di risolvere definitivamente la sua vicenda legale. «Non potevo essere il testimone che volevano contro Patrick. Non sapevo chi fosse l'assassino». Poi ha cercato di spiegare che era sotto pressione ai tempi. «Pochi giorni prima avevamo scoperto in casa la mia amica vittima di un orrendo delitto. Ero sotto shock, esausta, senza casa e lontano dalla mia famiglia. Non ero mai stata così vulnerabile». Nella dichiarazione spontanea si è poi soffermata sulle ore in questura prima dell'arresto. «Mi hanno dato della bugiarda e si sono rifiutati di credermi. Mi hanno detto che c'erano prove che mi collegavano al delitto. Ho cercato di ricordare quello che non riuscivo a ricordare. Ero esausta e confusa. Sono stata costretta a sottomettermi. Non sapevo chi poteva aver ucciso Meredith. Mi facevano sempre la stessa domanda. Non avevo modo di sapere chi fosse l'assassino. Sono stati violati i miei diritti. Hanno arrestato una persona innocente per dichiarare davanti alle telecamere che il caso era chiuso. Mi dispiace molto di non essere stata abbastanza forte per resistere alle pressioni della polizia. Patrick è l'amico che mi ha accolto nel suo locale quando sono arrivata in Italia e che mi ha consolato per la perdita della mia amica. Ho scritto quel documento di cui si parla in questo processo, quello con le accuse a Patrick Lumumba, per difendermi e per allontanare le accuse. Ero una ragazza di 20 anni, ingannata e maltrattata dalla polizia, che in un momento di crisi credeva di fare la cosa giusta. Per questo chiedo umilmente alla corte di dichiararmi innocente». Le cose non sono andate così. Fra meno di 40 giorni saranno depositate le motivazioni della sentenza. Gli avvocati di Amanda Knox hanno già annunciato il loro intento di presentare ricorso in Cassazione. Fin dall'inizio, Amanda ha sostenuto di aver accusato Patrick Lumumba sotto pressione durante l'interrogatorio in questura. Proprio per questo interrogatorio la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia, ritenendo violati i diritti di Amanda, interrogata senza la presenza di un avvocato.
Questo è il motivo per cui i suoi legali hanno impugnato la condanna a 3 anni di reclusione e hanno richiesto un nuovo processo. Nell'ottobre del 2023, la Cassazione ha annullato la sentenza di condanna, rinviando ad un nuovo collegio il compito di decidere sulla colpevolezza di Amanda. Lo scorso 10 aprile, il procuratore generale Ettore Squillace Greco ha chiesto la conferma della condanna a 3 anni di reclusione, sostenendo che Amanda fosse consapevole dell'innocenza di Lumumba e avesse indicato agli inquirenti una persona estranea all'omicidio. Amanda non sarà comunque richiusa in carcere, poiché ha già scontato 4 anni di detenzione dopo la condanna in primo grado per omicidio. Il procuratore Giuliano Mignini, che ha supportato le accuse contro Amanda all'epoca, ha recentemente ricordato i giorni successivi al delitto in un'intervista. Quando arrivai in questura, Amanda piangeva, ma le sue erano lacrime liberatorie. Era arrivata spontaneamente con l'allora suo fidanzato Raffaele Sollecito e, quando venne sentita come persona informata sui fatti, erano presenti 2 interpreti. Venne indagata la mattina successiva, quella del 6 novembre, e in quel momento le fu messo a disposizione un legale, anche se lei diceva di non volerlo. Riguardo alla decisione della Corte di ripetere il processo, il procuratore Giuliano Mignini aveva commentato che, tra tutte le decisioni prese nel caso, questa è stata la meno comprensibile. Lo stesso parere è stato espresso dall'avvocato di Patrick Lumumba, che ha sottolineato come in un colloquio intercettato in carcere con la madre, Amanda abbia ammesso di sentirsi in colpa per l'arresto di Lumumba causato dalle sue accuse. Pochi mesi prima della sentenza, Amanda aveva dichiarato: «Combatterò con i miei avvocati per dimostrare la mia innocenza una volta per tutte. Lumumba era mio amico. Siamo entrambi vittime della violenza dei miei diritti umani nel mio interrogatorio». L'unico condannato per la morte di Meredith Kercher è Rudy Gede, recentemente tornato sotto i riflettori. La sua ex fidanzata lo ha denunciato per lesioni e violenza sessuale, conseguendo un ordine restrittivo che lo obbliga a mantenere almeno 500 metri di distanza dalla donna e a portare un braccialetto elettronico. Gede è stato condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio in concorso con altre persone non identificate. La sua sentenza fu ridotta perché scelse di sottoporsi a un processo abbreviato. Non è mai stato possibile identificare chi fosse con lui al momento del delitto e individuare tutti i responsabili dell'omicidio della studentessa inglese.